due giorni dovrei essere vicino a San Donà. Si balla, albero, albero, alberino. E intanto il primo l'abbiamo evitato. Si comincia a viaggiare veloci. Le onde, un po' di onde, le belle spiaggette. Belle. Salutiamo tutte le montagne, le Dolomiti di Belluno. E andiamo verso il mare. Niente paura, niente paura, ragazzo, niente paura. Si balla un po', si balla. Raddrizzarsi. Grazie. Si viaggia abbastanza bene, dai. Adesso c'è un bel po' di corrente. Voglio godermela un attimo, senza parlare perché sono già senza fiato. Ecco. Qua non c'è un cacchio di acqua. Dai, dai. Piuttosto che ce ne sia troppo. A me così. Sono dentro il Piave, come tanti altri. Una bella camminata all'interno del Piave. Ci voleva proprio. Tanto per rinfrescare un po' i piedi. Eccola là. Bella neve e bei nuvoloni. Pausa veloce. Mi sa che fra poco piove, ma veramente veloce. Via dall'albero. Dritti, dritto più possibile. E via dall'albero. Ciao ciao albero. Almeno questo l'ho scansato. Rapidine e curva. Rapidine. Sassi e rapidine. Ritorniamo in canoa. Speriamo di farcela anche stavolta. Uè! Dove vado? Si va veloce qua. 20 all'ora. Scoglio, scoglio, scoglione, scoglione a babordo, scoglione. Quanto tempo perso per passare sto punto. Ero là praticamente al punto dove sta passando il camion, quindi boh, facciamo conto 300 metri. Beh, avrò impiegato 2 ore per trasferirmi da là, dal ponte, a qua. E adesso si parte. Ecco il caro Piave. Ecco il caro e inquietante Piave, con i suoi rumori inquietanti. Una canoa tirata su. E va bene, dai. Stanotte si dorme qua. Ecco fatto, il sole è già alto, sono le 8:30 e si riparte. Il solito paesaggio, Monte Cesè, il Grappa, la canoa, la tenda è sparita. Gli ultimi 10 km sono stati tosti, con parecchie rapidine, onde anche alte 70 cm. E mi ha un po' stancato il braccio, che secondo me sono messo abbastanza male con il braccio destro. Che fatica! Una cascata gigante da evitare. Stramaledetti ponti e le loro stramaledette cascate. Ecco, adesso devo scendere da lì sopra. Fabri stasera è sempre sul Piave, l'acqua scorre abbastanza veloce anche se sono praticamente a quota 20. Se la tenda sembra che ci sia, posso sistemare il tutto. Mi sa che
il viaggio è finito. Questo è il ponte di Ponte di Piave. Questo è sempre il nostro Piave che si è trasformato. Il viaggio è finito, razza Piave, sono riuscito a farlo e la cosa è molto bella.